Venerdì 23 ottobre, come disposto dall'ordinanza emessa da De Luca, in Campania scatterà il coprifuoco. Abbiamo chiesto ai cittadini un parere sulle restrizioni imposte dal governatore. Tutti d'accordo sulla stretta da quasi lockdown. L'impennata di contagi ha reso inevitabile la linea dura del governo, ma c'è chi ritiene il virus purtroppo capace di aggirare ogni contromisura. Secondo me è molto eccessivo, anche perché è un virus intelligente, è un virus che capisce a seconda degli orari, insomma è un po' assurdo. E poi è un virus che, insomma, se prendi il pullman fa male, se prendi il treno no, se prendi l'aereo va bene lo stesso. Quindi fatemi capire, se io sto seduto al bar il virus non lo prendo, se sto invece per la strada il virus lo prendo. Quindi c'è molta, secondo me si chiama dissonanza cognitiva. Dissonanza cognitiva, cioè in effetti dicono una cosa, ne fanno un'altra e le persone non capiscono più nulla e quindi si fermano, si bloccano. Non è che De Luca si svegli la mattina e decide, sentirà generalmente un comitato tecnico che lo consiglierà in tal senso. Quindi ha ragione? Per me ha più che ragione. Se il cittadino interpreta in maniera ben diversa quelle che sono le disposizioni, è ovvio che bisogna intervenire con atti più incisivi. Penso che sia giustissimo perché, visto la situazione in cui ci troviamo con l'aumento dei contagiati e la poca disponibilità negli ospedali, credo che non dovremmo rischiare di avere dei problemi con i ragazzi che stanno in mezzo alla strada senza nessun controllo. D'accordo anche sul divieto di spostamenti interprovinciali. Ma penso che sia normale, abbiamo subito un lockdown e ce la siamo cavata. Adesso, se non vogliamo di nuovo arrivare a un blocco totale, penso che delle misure minime le dovremmo subire purtroppo. Ormai ci dobbiamo convivere con questo virus, speriamo soltanto che trovino al più presto il vaccino. Ci sta, considerando i tempi e il Covid, è giusto rispettare le regole e non fa niente, un po' di sacrificio. Avete paura? Sì. Diciamo, la paura c'è sempre in questi casi. Quanti anni avete? Io 24. 27. Voi che frequentate anche ambienti dove ci sono giovani, c'è rispetto per le regole? Ma diciamo di sì, ce la stiamo mettendo tutta piano piano. Io le rispetto, quindi mi tutelo me stesso e tutelo anche gli altri. Quindi alle 23 tutti a casa? Tutti a casa. Non è eccessiva se è efficace per una quindicina di giorni, se per una quindicina di giorni scendono i contagi, che le scuole possono riaprire 2 novembre va bene, altrimenti è un disastro economico e sociale.